Ecco, allora anche per noi ci deve essere questa testimonianza, non soltanto aiutare i fratelli a incontrare il Signore Gesù con il nostro comportamento, ma anche con la nostra buona parola. Ma poi soprattutto vogliamo seguire l'esempio di Gesù sulla croce, l'esempio di Stefano, e perdonare quelle persone che ci possono fare del male. E questo è importante per la nostra vita cristiana. Chiediamo allora la forza al Signore Gesù, perché questo comportamento non è facile, però Gesù ci ricorda che è indispensabile per noi. Se vogliamo trovare misericordia presso il Signore, dobbiamo donare misericordia a chi ci fa del male. Gesù ci aiuti col dono del suo Santo Spirito e la capacità e la forza di liberare il nostro cuore da tutti quei sentimenti che non sono secondo il suo cuore. Amen.